Salve a tutti e ben ritrovati ad un nuovo unboxing da parte di eximardware.com. Quest'oggi abbiamo uscito in redazione le nuove cuffie da gaming Razer Black Shark V2. Restyling del modello originale Black Shark, sono state un po' rivisitate sotto l'aspetto estetico, sia sotto l'aspetto caratteristico e funzionale da parte di Razer. Il modello che abbiamo ricevuto è dotato anche di scheda audio USB che garantirà anche un suono 7.1 surround, oltre a supportare la tecnologia audio THX per migliorare un po' l'esperienza sonora nei vari utilizzi. Partendo dalla confezione possiamo osservare l'immagine illustrativa delle cuffie, un po' le caratteristiche principali che sono appunto il supporto alla tecnologia audio THX, all'adozione dei nuovi driver Triforce con rivestimento al titanio da 50 mm, ha un microfono removibile Hyperclear con pattern cardioide che promette di migliorare le comunicazioni in chat vocale. Sono dotate anche di cancellazione del rumore per quanto riguarda sempre il microfono. Sono dotate di cuscinetti in memory foam per garantire un massimo comfort e pochissima sudorazione per lunghe sessioni di utilizzo, e sono anche compatibili per le varie piattaforme come PC, Mac, PlayStation 4, Switch, Xbox One e vari smartphone. Le Black Shark V2 sono disponibili nel modello che abbiamo ricevuto noi, quindi dotate anche della scheda audio USB e del modello Black Shark V2X, che sono le classiche con singola connessione jack 3,5 mm. Nel retro della confezione possiamo osservare un'ulteriore immagine illustrativa delle cuffie, una sorta di esploso per quanto riguarda i nuovi Razer Triforce, i driver Razer Triforce da 50 mm. Il pattern cardioide per quanto riguarda il microfono e la scheda audio USB per quanto riguarda il suono 7.1 surround e il supporto alla THX. All'interno della confezione troveremo questa sorta di card che ci fa un po' di ringraziamenti, eventualmente ci invita anche a lasciare una recensione sul sito della Razer, dove eventualmente potremo anche essere ricompensati con qualche Z-Gold, Z-Silver, ovvero la moneta virtuale di Razer. Troviamo una sorta di Quick Start Guide riportata in diverse lingue. A seguire troviamo un sacchetto per trasportare le cuffie e il relativo bundle in tessuto, ovviamente in pieno stile Razer, quindi nera con questi laccetti di colore verde acido acceso. A seguire troviamo la scheda audio USB, come possiamo osservare, che ci permetterà di abilitare il suono 7.1 surround e di sfruttare il THX. Troviamo il logo Razer, un LED che ci indicherà lo stato di funzionamento, e nella parte superiore l'ingresso jack 3,5 mm. Ovviamente questa scheda audio USB potrà essere utilizzata o meno a seconda dell'utilizzo che ne faremo delle cuffie, quindi collegata al computer o a una console o eventualmente a uno smartphone tablet. A seguire troviamo il microfono removibile Razer Hyperclear con pattern cardioide, dotato di connettore jack 3,5 mm, un pop filter removibile, come possiamo osservare. Troviamo anche i due lati per diciamo la ricezione della nostra voce. Ed infine troviamo le nuove Razer Black Shark V2. Dando uno sguardo più da vicino, diciamo che Razer ha fatto un restyle abbastanza leggero rispetto al modello originale delle Black Shark. Troviamo delle cuffie molto eleganti, con una colorazione completamente di colore nero, con qualche tocco di colore verde acido, giusto per rimanere in casa Razer. Troviamo una headband con un buon rivestimento. Nella parte esterna troviamo similpelle, troviamo anche la serigrafia e l'incisione del logo Razer, troviamo le cuciture su ambo i lati, come un po' abbiamo visto anche per le cuffie di HyperX,
Nella parte interna troviamo una generosa imbottitura con un rivestimento in memory foam e tessuto traspirante rispetto ad altre cuffie sempre con un rivestimento in similpelle. Le cuffie, essendo diciamo della tipologia gaming, possono essere regolate non utilizzando dei slider centrali, ma utilizzando questi slider, come possiamo vedere, che vanno sulla struttura in alluminio e si estendono su queste due, su questi due lati, sempre in alluminio. Nella parte esterna i padiglioni sono dotati di una copertura in plastica, il logo Razer al centro in forte contrasto. Come possiamo vedere, sono tiltabili, quindi l'indossabilità sarà assicurata insieme al comfort. Per quanto riguarda i padiglioni interni, sono dotati sempre di cuscinetti in memory foam con una imbottitura traspirante, quindi sicuramente sono ideali anche per un utilizzo estivo, che è appunto questo periodo in cui stiamo effettuando la recensione. Nel padiglione di sinistra possiamo osservare un po' i comandi principali. Troviamo il tasto per l'attivazione e disattivazione del microfono, una rotellina per la regolazione del volume direttamente dalla cuffia sinistra, l'ingresso jack 3,5 mm per il microfono, il cavo che è integrato nel padiglione e non removibile. Andiamo ad integrare il microfono, che ovviamente ha un ingresso obbligato. Microfono, come possiamo vedere, flessibile, quindi lo potremo direzionare verso la bocca e ottimizzare sempre la comunicazione in chat vocale anche per la tipologia di microfono. I driver, come dicevamo, sono dei driver Razer Triforce con un rivestimento al titanio da 50 mm. Questi vanno a separare la frequenza dei bassi, dei medi e degli alti. Dovendo ottimizzare poi appunto il suono complessivo, vi faremo sapere un po' la qualità di questi driver e le prestazioni di questi driver nella recensione scritta. Proseguendo, troviamo un cavo di circa 2 metri, abbastanza sottile, con un rivestimento in treccia di tessuto, abbastanza flessibile, con una terminazione di un jack 3,5 mm per poter sfruttare appunto le Black Shark V2 con i vari dispositivi compatibili. Con questo vi rimandiamo dunque alla recensione scritta sul nostro sito www.eximardo.com, dove troverete la recensione completa, le immagini dettagliate del prodotto, le nostre prove, i nostri test e le conclusioni circa questo nuovo headset proposto da Razer. Con questo è davvero tutto, un saluto allo staff e rimandiamo al prossimo video unboxing. Ciao!